Ho chiuso, si vede. Inizia l'avventura. È veramente da tanti anni che aspetto questo momento di salire su un volo per l'Islanda con voi. Oh, bene. Allora, benvenuto in Islanda. Sì. Ma che meraviglia, Joe. Grazie già mille. A Joe ci ha ospitato a casa sua qua in Islanda. Ho con le valigie adesso. Prima cenetta in Islanda. Abbiamo l'agnello e qua il pesce tipo un mezzo salmone. Ho raccontato un po' ai miei di quando ero stato qua in Islanda e della disavventura che c'era stata, che ero finito qua completamente per caso, per sbaglio, ma fu incredibile. E fu lì che infatti nacque l'idea di venire qua tutti insieme. Questa è l'arpa, l'auditorium della musica. Ho cercato di vedere se c'era qualche concerto sul patio questa settimana. Il sogno era di sentire i Sigur Rós, però no, li ascolteremo in macchina. Ritornati nell'inferno del posto di ieri, mi cambia la macchina perché è rotta. Freno a una convergenza a sinistra. Inizia così la vacanza in Islanda, dai. Ricominciamo da capo. Queste ultime 24 ore non sono state un granché. Vedi, questo è bellissimo. Oh, mi ricordo quando mi portavate a Fregene, vedi, ieri. Andavamo sempre a bordo pista. Andavamo a mangiare il pesce al pranzo, la sera. Piccolina. Costa 20 euro, è piccolina secondo me. Cin. Shrimp wild fish. Verdurina. Ecco il babbo che regge due continenti. Questo è il ponte che suddivide la placca euro-asiatica da quella americana. Tudo! Che fai? Per favore ti pare, come non lo fai? Bellissimo. Ciao Joe. Ti mandiamo un abbraccione, siamo qua a Gunnarsdorf, ai Geyser. Pazzesco. Ciao Joe. Ciao. Il prossimo Wanderlust qua? Cioè, la cosa incredibile come possa impressionare la natura, creare tutti questi odori, questi profumi, questi spettacoli, questi suoni. Sì. Peccato che l'uomo rovina tutto. Verso Menagata. Senti che profumo. Sorry for just an info. We wanted to know if it was possible to buy something. I want to buy one fish. Yes, one. How much one? Nothing. Nothing. Okay. Okay. Again. Okay. How much? Come from here. How much? Nothing. Ah, okay. Oh, thank you. It's not got it. You need to. Okay. Okay. Ho pulito meglio. Grazie. Thank you. Non è vero. E non ci parla sempre male in questa vacanza. Una volta c'è andata anche bene. Vedi il karma? Gira. Siamo fermati qua a chiedere un'informazione perché volevamo capire dove fosse il mercato del pesce. Perché volevamo comprarne uno e il signore ci fa: prega, pigliane uno. Scegliene uno e pigliatelo. E Horvathfest Jutrasvebe. Quindi vuol dire vai in fondo, destra. Visto che ho fatto tutto sto casino per sta cazzata, almeno guardiamolo.
che rumore fa un faro? Non fa rumore. Questo. Quanto pesa? 10. 10? Ah, faccio roba. Vai, allora lo taglio. Quanto mi piace che stiamo cucinando, non avete idea. Io lo racconterò a tutti. Un sacco di video prima mentre preparavamo e poi non ho fatto nessun video quando l'abbiamo portato a tavola ed è tutto finito, era incredibile. Cicci. La nostra. Ah. Che bello. Spiace per i miei che si sono fatti praticamente 8 km, gli mancavano gli ultimi 500 metri per arrivare qua, ma non ce la facevano più. Ah, che spettacolo! Veramente un posto pazzesco. Bello! A pranzo siamo in questa serra di pomodori, zucchine, basilico e fragole. Oh, thank you so much. Lei ci consiglia la tomato soup perché te ne pigli quanto te ne pare, quindi vai lì e fai il refill. Cosa vogliamo prendere? Quindi zuppa e vogliamo mettere una burrata o una tortilla? Burrata e tortilla. O entrambi? Sì, tutte e due. Quanto bello fare il panno? Trovato così a caso. Bello, no? Cosa abbiamo qua? Questa è burrata islandese. Com'è? Magnifico. Eravamo solo noi tre, sì. Ho riacceso la fiamma. Sono giornate queste qua di altissimi e per qualche momento anche basso, di discussione, di litigio, di sfiga, poi anche quello ogni tanto c'è, ma ci sta. Però i momenti quelli alti di questo qua, raga, sono... Do you know how to open this stuff? Maybe... Ah, thank you so much. Do you know if it's diesel or green? I don't know. Ok, we'll ask inside. Perfetto, è diesel. È scritto qua, sì. Diario di bordo. Sono le 8:20. Qua il sole ci mette un po' a tramontare. Ed è pazzesco. Paesaggi lunari. 500 metri, sarai arrivato a destinazione. Che bello. Grazie Vavino che ti sei fatto sta... Mamma mia, veramente. 7 ore di macchina. Va bene, grazie. Finalmente si è preso il mare. Va male. L'ho venduta come ci facciamo 2 giorni al mare. Che abbiamo portato il costume pure. Siamo bene. Benvenuti al mare. Ci abbiamo anche la vista mare. Sì. Un abbraccio ce lo dai? No, no. Ma pure te, il mare in Islanda cosa ti aspetti? I kept the buffet for you. Okay. So really quick. Okay. Se me ne passi un po' però l'assaggio volentieri. Ci hanno raccontato che qua c'è il salmone, c'è la torta salmonata che viene pescata là dietro. Qual è la Questa qua.
I speak French. Yeah, okay. Chin chin. Miami, che c'ha 18 gradi. No, papino, questo non si fa. Perché? Perché? È un egoista. Perché io devo mettere, siccome qui non... È un egoista. Non, io... questi qui sono singoli. Non ho parole. E io lo devo infilare. Mi pare i politici quando arriva il tapiro d'oro, che gli dicono, ma lei ha fatto questo. No, io devo... È perché, sì, perché sì, è perché sì. Devo sistemare. Certo, sennò... Ma che è successo? Non lo so, secondo me le scarpe. Oggi vi porto a vedere una delle spiagge più... in realtà più famose del mondo. Andiamo a vedere la Diamond Beach. Eccoci qua. Brrr. Mi è cascato il telefono, ha inquadrato le rocce che avevo perso l'altro giorno. Ma che bello! Mi ero appassionato una certa agli occhiali, ne ho comprati diversi bellissimi, li ho persi tutti. Quindi adesso scrocco gli occhiali a papà, fiducioso di non perdere. Mi piace sto laccetto qua. Anche tu ce l'hai, no? Sì. Sto crescendo. Stai picchiando. No. Vabbè. Vada improvvisata. Abbiamo notato che c'era un qualcosa di carino. Minchia. Wow. Che spettacolo. Have you seen the belt? Yes. Okay. Careful. Questo è Jupa. Jupa. Ah. Okay. And there is with the red eye. Okay. The male and the female is with the black eye. Okay. Wow. Thank you for sharing with us. Dice che sono super rari da vedere. Posto incredibile. A sinistra, ma a sinistra c'hai una vista che non ha senso. Che vedi i ghiacciai, vedi. Mentre fai il video lanciami il telefono. No, non te lo lancio. Dai, va, per favore. Sì, poi se va. Ah, bella, sì, bellissima sì. L'Islanda. Minchia. Bellissima. Le immagini ci porteremo per tutta la vita, vedere queste montagne, questi ghiacciai, tutti questi piccoli iceberg, tutti questi piccoli spettacoli bianco, azzurro, celeste. Belli. Davvero qua non è voluto venire perché tra neve, salite eccetera c'è paura di scivolare, di farsi male. Non c'ha le scarpe giuste, un po' pigro, giustamente, che è grande. Anzi, questa è una cazzata, il fatto che papà sia pigro ho detto proprio una cazzata.
perché comunque c'ho un'energia, c'ho una voglia di viaggiare, di esplorare, di... È proprio Wanderlust. È proprio Wanderlust. Desideravo tanto farlo. Mettiamo snow. Speriamo che non c'è il materiale. Farebbe molto ridere. Guarda che cazzo, che inculato. Devo salvare io. Niente, momento di discussione. Perché siamo finiti in un posto di souvenir e per quanto io al tempo ero molto fan di questi posti, che compravo sempre qualcosa da portare a casa, adesso piuttosto raccolgo un pezzo di pietra per terra e gli porto quello che gli racconta la storia, piuttosto che alimentare tutto questo consumismo inutile, perché tanto non sono neanche robe islandesi. Siete molto carini, molto morbidi, ma 3 anni fa mi fregavate, adesso non mi fregate più. Pranzetto zuppetta, abbiamo l'Icelandic, che bello, il goulash e lì la zuppa d'agnello. Secondo round. La cosa pazzesca è che è vero che paghi 20 euro la zuppetta, però una volta che la finisci puoi fare il refill. There is the beer refill too? No, no, thank you so much. Comunque sono arrivati gli italiani. Che loro magari lo dicono come, vabbè, se volete c'è il refill, noi perfetto. Ringraziamo Giovanna che ci manda in questi posti dove non c'è un'anima viva. Giovanna diceva, ma dove cazzo siamo? Grazie, ma Giovanna. Sono dei posti meravigliosi. Fantastici. Che bello che è. Perché? Ma il percorso è quello? Una foto qua. Chiedici una mano, ti diamo una mano. Perché il segreto di una buona pasta è l'acqua di cottura. Ci fanno una roba particolare. Mangiamo in macchina, vista mare. Porca miseria con le birrette. Purtroppo mi sono distratto in macchina e ho saltato una via dove dovevamo girare per andare al ristorante. E questo ci ha fatto fare mezz'ora di ritardo. Il ristorante è chiuso, i messi sono incazzati. Quindi adesso mangiamo in macchina, mi dispiace. Non so se è la miglior tecnica questa per raffreddare le birre, però apprezziamo l'impegno. Ai 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 ai. Mi dispiace. Questo è un altro vulcano. E questo è particolare perché con la macchina si arriva direttamente nel cratere. Sono i cuccioli quelli? Quelli grigi? Non lo so, quelli piccolini. Sì. Amori. Sai come si chiama questo stile? Stile? Brutale. Sì. Quando sono arrivato qua 3 anni fa ho pensato, ma che è sta roba? Non mi piaceva. Adesso
sono cresciuto un po' d'età e ti dico, questo stile qua del cemento a vista così vivo mi fa impazzire. Birkir, buongiorno Birkir. Piccolo cambio di programma, abbiamo incontrato un gruppo di italiani qua al porto che sono rientrati da una gita, hanno fatto in barca dove hanno visto le balene. Visto che mio padre in realtà da inizio vacanza che voleva fare questa roba qua, ma io un po' perché è costosa, un po' perché insomma ci sono tante altre cose anche da vedere, mi ero un po' snobbato, però è giusto che ci viziamo un po' e che ci togliamo tutte le varie curiosità che abbiamo. E quindi loro sono andati adesso a prenotare questo tour in barca, io sono andato a recuperare una porzione di fish and chips. Eccoci qua. Ole. Beh, finalmente fish and chips. Così andiamo a fare sta gita. Ci abbiamo anche la panzetta piena. Andiamo di via due allora. A te sei passato che non volevi mangiare niente alla PRN2. Sì. Una roba buona. Ho capito, se non era buono ne piavo due, che cazzo mi dicevi? Cazzo ne hai presi due, che esatto. Cazzo ne facciamo? Esatto, è facile la vita così. Che cazzo vai? Sono io ho preso. Ma non so che ci piace fare. No, io sono contento che voi siete contenti, che io sono contento del fatto che voi siete contenti. Siamo a posto. Lì, 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 in mezzo al mare. Giustamente. Essendo mammiferi devono respirare le balene, quindi stiamo aspettando che riescano dall'acqua e che respirino. Eccolo il babbo. Sì, vieni qua. Non so nei video cosa sarà uscito, abbiamo visto un po' di balene, abbiamo visto un po' di delfini, abbiamo visto un po' di orche, abbiamo visto un po' di pulcinelle di mare, però vabbè, li vediamo sempre da 100 metri, non so cosa sarò riuscito a prendere. Prossima fermata, Terme? È successa una cosa che non ha senso, però alla grande. E questo qua mi fa voi cercate biglietti? Io ho detto sì, fa io ne ho due in più. Mi fa, li volete? Ho detto sì, ma in 3 secondi. Io c'ho uno, lei. No, ma non hai capito che culo ci ha avuto. I tipi avevano la cosa dei VIP, tutto il programma, con la laguna, con le piscine fredde, sauna, il vento, la sauna a vapore. Cioè. Un minuto in più. Ah sì, bastava il parcheggio che faceva un altro parcheggio ed era. Senza bar. Mi sento molto surri quest'oggi. Cincin. Olè. Cincin. Prego. No, grazie a voi, avete già fatto tanto, perché noi in teoria siamo nel vostro gruppo, quindi. Ah, no, grazie. Roma, Fede. Roma. Voi? Bene. Ah, ok, bella vita. Bella vita, non ci fare niente proprio. Non ci fare niente. Dove sei vissuto? A Napoli. Napoli, forza Napoli. Forza. Qua signore, abbiamo passato le ultime due ore, praticamente tra sauna e vista. E adesso sta qua dell'oceano, appunto, che mannaggia sarà a 0 gradi. Le ultime 3 ore sono state un regalo incredibile. Quest'oggi sono state una delle giornate più belle della mia vita proprio. Ho avuto un momento con i miei genitori, abbiamo parlato. È stato immenso, è stata una cerimonia proprio. Sono felice che siano felici, sono felice. Abbiamo parlato un po' del passato, abbiamo parlato un po' dei
dei loro genitori, del loro rapporto. Abbiamo pianto, abbiamo riso, ci siamo abbracciati, abbiamo ripianto. Come quelli di Roma.